questa puntata. Il Consiglio approva la risoluzione sull'attività del difensore civico. Autorità portuale, voto favorevole per Rosselli. Lucca, ex cavallerizza, la regione tira le orecchie al comune. Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione sull'attività del difensore civico regionale per il 2023. La risoluzione, nell'esprimere apprezzamento e soddisfazione per i risultati conseguiti, impegna a sostenere l'attività anche attraverso la partecipazione al coordinamento nazionale dei difensori civici delle regioni e delle province autonome italiane. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che esprime un parere favorevole rispetto all'attività del difensore civico regionale nel corso del 2023. In particolare ci si è soffermati sull'intensa attività di analisi delle istanze presentate dai cittadini toscani, oltre 1600 nel corso del 2023, che hanno comportato importanti approfondimenti sia di carattere normativo che giurisprudenziale da parte della dottoressa Annibali e dei funzionari del difensore civico regionale. Importante è anche l'attività svolta per far conoscere a tutti i cittadini toscani l'istituto della difesa civica, non soltanto attraverso il rinnovo delle convenzioni con le province per gli sportelli territoriali del difensore civico, ma anche con l'avvio delle procedure per l'apertura di nuovi sportelli. In particolar modo si è consentito, proprio per agevolare la diffusione dell'attività del difensore civico nel territorio toscano, l'automatico e tacito rinnovo delle convenzioni che sono in essere. Inoltre è proseguita in maniera importante l'attività di conciliazione sia in seno all'autorità idrica toscana sia per quanto riguarda il contributo apportato dal difensore civico regionale alle commissioni miste conciliative istituite presso le ASL per quanto riguarda le controversie in ambito sanitario. Peraltro il 2023 è stato un anno importante di rilancio della difesa civica anche a livello di immagine. È stato infatti completamente rinnovato il sito del difensore civico regionale, è stato creato un nuovo slogan e anche un nuovo logo. Il tutto allo scopo di rendere maggiormente identificabile e fruibile dai cittadini toscani il compito, la funzione che il difensore civico esercita sul territorio regionale a tutela delle esigenze e delle necessità dei cittadini. Abbiamo potuto leggere la relazione del difensore civico anche quest'anno e l'abbiamo trovata rispetto agli scorsi anni nella citazione degli esempi un po' più generica e meno puntuale. Riteniamo la difesa civica una conquista fondamentale perché permette di risolvere in via stragiudiziale diverse questioni che sono veramente importanti, di ridurre i contenziosi amministrativi e giudiziali e quindi far risparmiare denaro prezioso alla pubblica amministrazione. Certamente uno strumento che va fatto conoscere di più. Come consiglieri regionali dobbiamo dare il nostro contributo a riguardo. Invece constatiamo che per quanto riguarda gli uffici locali della difesa civica sostanzialmente sono rimasti gli stessi dello scorso anno, quindi dobbiamo fare veramente uno sforzo in più al di là delle mere annunci e delle mere intenzioni di principio che sono poi state ribadite nella proposta che è relativa appunto all'atto del difensore civico che ha visto la nostra astensione. Occorre investire anche in termini di maggiori collaborazioni tra la difesa civica e ANAC e anche Corecom, questo ai fini della trasparenza e ai fini appunto della risoluzione dei contenziosi con le compagnie telefoniche. Noi abbiamo la convinzione che si debba investire in termini di personale, di risorse e dobbiamo crederci nella diffusione della difesa civica, proprio perché è uno strumento quanto mai prezioso che consente ai cittadini di avvalersi per risolvere dei problemi che vanno dalla urbanistica al lavoro, alla previdenza, alla sanità, anche per diversi consiglieri comunali per l'accessibilità agli atti amministrativi. Cerchiamo di investire in termini di risorse, in termini di personale, perché questi strumenti di tutela sono al servizio di tutti i toscani. Allora, il difensore civico è una figura estremamente importante
Mi sono astenuto per la semplice motivazione che può fare di più, nel senso che bisogna anche noi dargli gli strumenti per poter fare di più, ma la genericità che abbiamo riscontrato, che ho riscontrato in questa relazione, non mi permette di poterlo aiutare. Cioè, lui fa riferimento a oltre 200 casi che si sono rivolte a lui per la sanità, che poi è la materia di cui io mi occupo principalmente, ma questo da una parte mette in evidenza le criticità che noi come opposizione abbiamo sempre riscontrato a questa sanità toscana, dall'altra però non parla di territori, di quali territori hanno avuto le criticità maggiori, in quale caso si sono verificate le criticità, per che cosa. Sì, le liste d'attesa, ma è troppo generico parlare in questo modo, perché se avesse al limite anche contattato, proprio in uno scambio reciproco di informazioni e di collaborazione, il consigliere regionale che viene eletto su quel territorio, avremmo potuto lavorare di sponda per poter risolvere queste cose. Il sito del difensore civico è stato rinnovato, questo è importante, ma come figura rimane ancora una figura quasi mitologica, no? Cioè, molto spesso la gente non sa di potersi rivolgere al difensore civico, quando invece è una figura in seconda battuta, cioè laddove nelle varie amministrazioni non viene risolto il problema a cui una persona si rivolge, può rivolgersi al difensore civico. Ecco, molto spesso viene informato in maniera così quasi per caso che esiste un difensore civico a cui potersi rivolgere. Ecco, quindi, che io credo che ci possano essere gli elementi per poter migliorare l'attività del difensore civico, ma lui deve essere meno generico, più attento ai territori e confrontarsi con l'istituzione del caso, quindi col consigliere regionale di riferimento. Ma esprimiamo un forte apprezzamento al lavoro della difensora civica Lucia Annibali e anche una forte soddisfazione. Era mia la proposta di nominarla difensore civico della Toscana e, a seguito del lavoro svolto, trovare praticamente tutto il Consiglio regionale unanime nel sostenere l'attività svolta è anche un elemento di soddisfazione e di credibilità. Ero convinto che potesse occupare questa posizione con grande imparzialità, con grande competenza, e credo che, insomma, il tempo stia dando ragione a quella proposta, a quella stagione che fu anche un po' delicata rispetto a questo percorso di nomina, ma che oggi, col passare del tempo, dà valore anche e senso a una proposta importante, che è anche un punto di riferimento per molti cittadini che fanno istanze, un livello di garanzia, di imparzialità, e nel contempo stiamo chiedendo che possa anche essere un soggetto propositivo, che possa anche essere di stimolo per tutto il Consiglio regionale nell'adottare degli atti che vengono richiesti dai cittadini. Del Partito Democratico e della Lega l'astensione, di Fratelli d'Italia nessun voto contrario, la quarta commissione del Consiglio regionale ha dato il via alla nomina di Alessandro Rosselli a segretario dell'autorità portuale regionale di Viareggio. Sì, è giunta in commissione quarta la nomina fatta dal presidente Giani riguardo al segretario dell'autorità portuale. Intanto è stata approvata in modo positivo, non ci sono stati voti contrari, la Lega ha votato positivamente, poi c'è stata un'astensione. Personalmente sono molto soddisfatto, perché al di là delle vicende procedurali sulle quali intervengo a breve, la comunità portuale, in particolar modo quella di Viareggio, aspettava da tempo che ci potesse essere il ruolo di segretario dell'autorità portuale nella pienezza delle funzioni. E quindi questo braccio di ferro durato veramente troppo, che è sostanzialmente stato uno scontro di potere sulle poltrone fra il PD regionale e gli ex PD di Viareggio, ha seriamente danneggiato il quadro portuale per i ritardi su tanti temi. Penso alla variante al piano regolatore portuale, penso all'asse di penetrazione,
penso a tante pratiche che con un mero commissario avevano mille difficoltà in più e hanno mille difficoltà in più per essere eseguite. Dal punto di vista poi tecnico, ho preso atto che gli uffici legislativi della Regione hanno verificato come la procedura sia stata corretta. Personalmente credo che sia così, perché anche alla luce della stessa sentenza che accolse il ricorso del Comune di Viareggio nel 2023, c'è l'individuazione di un percorso che alla luce della nuova normativa è piuttosto chiaro e che mi pare sia stato rispettato. Però le competenze della Commissione non sono strettamente legate agli aspetti procedurali, sono ovviamente sul nominativo e sul curriculum del nominativo, che è ineccepibile. Peraltro la nomina del commissario Rosselli non è mai stata impugnata dal Comune di Viareggio, e quindi è per questo che abbiamo dato un voto positivo. Ripeto, quello che conta adesso è lavorare, dare gambe all'autorità portuale, così come avevano chiesto gli stessi dipendenti dell'autorità portuale. C'è stata una legge approvata di recente, è in via di esecuzione per poter far sì che l'organico sia a pieno e non ridotto come è attualmente. A Viareggio si aspetta di lavorare al porto, che ha una visione internazionale, e siamo stanchi delle baruffe chiozzotte fra Regione e Comune. Sì, la procedura che ha scelto il Presidente Gianni secondo noi presenta molti dubbi e perplessità, di cui abbiamo chiesto conto agli uffici del Consiglio regionale. Ci è stato risposto che il parere che deve esprimere la Commissione deve andare solo sul merito della scelta del candidato, in questo caso il già commissario Rosselli, ma non sulle procedure. Noi non la pensiamo così e pensiamo invece che questa strada e la mancata risposta al sindaco del Ghingaro su alcune questioni da lui poste rispetto a nomi precedentemente fatti dal Presidente Gianni originerà un altro contenzioso amministrativo. Speriamo che questo non provochi ulteriori scossoni rispetto all'attività dell'autorità portuale, e come sappiamo deve affrontare primo fra tutti la vicenda complessa del porto di Viareggio, sia per quanto riguarda lo sviluppo urbanistico e quindi del futuro delle banchine commerciali, sia il problema dell'insabbiamento con il famoso sabbiodotto. Mostre e eventi all'ex cavallerizza di Lucca, nel mirino della Regione Toscana, che tira le orecchie al Comune invitandolo ad evitare di ospitare nuove iniziative e concludere i lavori secondo le finalità dell'accordo di programma. L'immobile che è l'ex cavallerizza di Lucca, dove vengono fatte delle mostre anche importanti, in questo momento c'è un'altra mostra di Sgarbi che finirà a dicembre su Canova, quindi mostre anche importanti, però quell'immobile da anni deve essere terminato. C'è un terzo lotto da fare che doveva già essere chiuso di contatto, la Regione ha sollecitato più volte il Comune di Lucca nel fare lavori che non sono stati fatti perché ci fanno eventi in continuazione. Ora, io specifico che non sono assolutamente contraria a fare gli eventi, anzi, però credo anche che quei soldi con cui sono stati finanziati quegli immobili per essere recuperati erano soldi delle attività produttive, quindi quello stabile deve essere, oltre a fare accoglienza turistica, anche usato per fare servizi all'impresa, cosa che oggi non succede. La cosa che a me preoccupa è che non solo siamo in ritardo con i lavori, ma che il Comune di Lucca chiede un'ulteriore proroga per utilizzare l'immobile solo per eventi. Questo in una città come Lucca, che già oggi per fortuna ha visto una ripresa post-Covid molto più rapida di altre città, l'abbiamo visto in questi giorni, ma io credo che non possa accontentarsi di vivere solo di turismo. E se in quella piazza di alcune settimane la notizia che la Fondazione Cassa di Risparmio realizzerà il Centro delle Arti, dove l'ex Cinema Nazionale, quindi un luogo adibito alla cultura, non ne metterei un altro accanto, che peraltro non aveva quella destinazione, non ha preso i soldi per avere quella destinazione. Ma Lucca deve tornare, al pari di altre città, a parlare anche di lavoro, di imprese. Abbiamo delle eccellenze e dei professionisti che ci invidiano a livello internazionale e che sono famose nel mondo. Penso al settore cartario, tanto per dirne una, ma penso anche a Lucca Crea, partecipata al 100% del Comune di Lucca, che fa i comics. Potremmo fare, per esempio, nella cavallerizza, se si punta alle imprese, anche un lavoro su proprio le imprese culturali, che ad oggi non mi risulta abbia luoghi dedicati in Italia. Ecco, vorrei vedere la mia città e il mio comune che ripunta
puntano anche sul lavoro e non solo sugli eventi, balli in maschera, mostre date un anno. Se questo poteva avere senso durante la pandemia, beh, credo che oggi Lucca si meriti molto di più e il lavoro deve essere una priorità.